T'ho portato. La sentiamo? La sentiamo. Io preferisco la copertina da questa parte, come vedi. Ci sono anch'io verde, sembro Hulk, ma. La metto? Vai. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Che poi questa è la storia di un adulterio. È la storia fece di una. anche molto scalpore, insomma, lei era la prima volta in cui se ne parlava in modo per abbastanza me è più esplicito. Una storia di una toccata e fuga, cioè nel senso è una. Un incontro. È un incontro, una notte, un tradimento di una notte, ma non tanto con pentimento, come se non fosse successo niente, lui vuole tornare a casa. E. Succede. Succede. Ecco. Senti Maurizio, cosa ricordi del momento in cui Lucio Battisti ti portò questa canzone? Guarda, quando Lucio innanzitutto mi fece sentire centinaia di canzoni, ma un giorno disse, c'ho la canzone per te. E andammo a finire in un ufficio della Ricordi, della casa discografica Ricordi, c'era un pianofortino verticale, e lui mi fece, senti, cominciava a cantare, mi seduto in quel caffè, io non pensavo a te. E poi diceva, 29 settembre, 29 settembre. Guardavo il mondo che. 29 settembre, 29 settembre. Fino lì mi aveva un po' distratto questo 29 settembre parlato. Poi a un certo punto partì con. Poi d'improvviso lei. E lì feci un salto proprio sulla sedia. Dice: scusa un attimo, ricomincia da capo. E mi resi conto che quella era una canzone nuova, vera, bella. Cosa c'era di nuovo? C'era di nuovo che non era più beat, è come se avesse riassunto tutto il periodo beat e andasse verso il futuro. La sentiamo fatta dall'Equipe 84, eh? Vediamola. Seduto in quel caffè io non pensavo a te. Giornale Radio, ieri 29 settembre. Guardavo il in mondo occasione che girava intorno a me. Settembre, un altro poi passo. D'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Io strepitoso, dove eravate? Non ho con idea. Queste giacche. A Roma, credo a Roma vicino alle piscine, una cosa del genere, ma non mi ricordo esattamente. Non ricordo malissimo. No, con queste giacche damascate meravigliose. Senti, ma e poi vabbè c'è questa. Tu ci hai messo, anche se Mogol dice che c'era, che era un'idea sua, vabbè, insomma, non entriamo nel dettaglio, il telegiornale, no? Oggi 29 allora, settembre. Io questa idea di mettere il giornale radio, no, non c'era cioè non era telegiornale, era giornale radio oggi, ieri 29 settembre. E credo che la sto condividendo da anni con 50 persone. Tutti hanno il merito di aver avuto questa idea. Non capisco perché, anche perché tu pensa che io dissi questa cosa e aggiunsi voglio Riccardo Paladini. Ti ricordi chi era Riccardo Paladini? Era la voce del giornale radio, del giornale e del telegiornale. Io volevo lui, che amavo, lo chiamavano Orecchione perché sembrava più Dumbo che un umano. E volevo lui, non so se esattamente se rifiutò o se non poteva. Senti, ma invece è vero, tornando a Lucio, che in occasione di un cantagiro tu l'hai proprio spinto sul palco, perché gli inizi non furono facili, quello di Battisti aveva questa voce che qualcuno diceva addirittura essere sgradevole, comunque una voce diversa al solito. No, Lucio era partito dal concetto che lui voleva scrivere canzoni per gli amici, per gli altri.
non voleva cantare, cioè non gliene importava di cantare, e tutti noi gli dicevamo: Lucio, guarda che quando canti noi restiamo stranamente a bocca aperta, quindi vedi tu, hai un fascino incredibile quando canti. Poi decise un po' più avanti e qualcosa fece. Ma ti dicevo... Cantagiro. Il Cantagiro mi chiese di accompagnarlo, io non c'ero quella serata, mi chiese di accompagnarlo al Cantagiro dove doveva fare Balla Linda. E era praticamente tesissimo sotto il palcoscenico, vicino alla scaletta, che mi stritolava un braccio. Mi aveva fatto venire i lividi, se li avessi ancora metterei all'asta il braccio. E... dato che va di moda, e aveva una paura terribile ad andare su. Lui andò sul palco, ci fu un grandissimo applauso. Alla fine di Balla Linda ci furono ancora gli urli, proprio gli urli dei ragazzini, della gente eccetera. Venne giù ed era un altro e mi disse: a Maurì, perché io per lui non ero Maurizio o Maurì, ero a Maurì, non me ferma più nessuno. E infatti, e quello fu il momento in cui entrambi capiste che sarebbe diventato quello che è diventato. Lo riascoltiamo in questa clip di suoi successi, ma sono talmente tanti che insomma non basterebbero 10 puntate. Un angelo caduto. Grande, eh? Cosa univa, assolutamente, cosa univa te nordico con il romano Lucio, appunto, a Maurì? Vi divertivate? Quello che ci univa per il fatto nord, Poggio Bustone o io di Modena, no, non era quello, ci univa l'amore per la musica e ci univa il divertimento. Lucio era una persona divertentissima, era una cosa straordinaria, c'era da morire da ridere con lui. Ma tipo... Ma tipo, non so, c'è una cosa che ho già raccontato molte volte, però secondo me questo è il senso di Lucio. Era molto tirchio, tra virgolette, sia dovevamo legarlo alla sedia alla fine di un pranzo al ristorante, perché andava via, non si trovava mai. Ma era anche, sì. Scusami. No, ma era fantastica la cosa, cioè credimi, non lo dico con cattiveria, io lo amavo anche per questo, perché era tutta simpatia, tutto gioco. Ma era tirchio anche nel fare complimenti. Cioè, io con l'equipe facemmo un 29 settembre che credo di aver fatto felice lui e il suo direttore di banca. Non mi ha mai detto, grazie, niente. Però una volta ti disse... Ma un giorno è stato bellissimo, stavamo facendo un'incisione a casa mia, una prova per un... singolo dei Dick Dick che producevo io in quel periodo, vendo casa, e lui mi cominciò a fissare, abbastanza imbarazzante, e mi disse: a Maurì te devo confessare una cosa. Dico: dimmi, io ho imparato a cantare da te. Ho detto: oh, era quasi, non so se l'ho detto, ma era ora che mi dicesse qualcosa di carino, però ho corretto i tuoi errori. Questo era Lucio, cioè nel senso, non me l'ha data neanche buona, cioè me l'ha data e me l'ha tolta, hai capito? Straordinario. Ma quindi gli si voleva bene per il suo talento? Voleva? Gli si voleva bene anche per il suo talento e per cui gli si perdona. Io credo che Lucio sia stato,
vabbè che sono datato io, però credo che Lucio sia stato il più grande talento a livello musicale in Italia. La testimonianza è il fatto che chiunque canta le sue canzoni dopo... Ancora oggi? Esatto. Tranquillo. Seduto in quel caffè... Io sono... Adesso ieri raffreddore, vediamo se oggi mi ricordo la l'altra volta è andata malissimo con tutta la città, vediamo oggi. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise. E ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se non ci fosse che lei. Grandissimo. Grazie. 29 settembre, Maurizio Vandelli. Non capisco quali sarebbero questi errori che Lucio avrebbe corretto. Vieni, vieni, andiamo. Quali erano i miei? Appunto. Non lo so. Non si è capito, non ho fatto in tempo a chiederglielo. Ti ha distrutto, cioè ti ha, ti ha dato lo zuccherino, poi te l'ha tolto. 29 settembre, grandissimo.